Buongiorno bambine e buongiorno bambini. Siete di nuovo con la maestra Mara. Oggi continueremo il lavoro sulle coppie amiche. Allora, guardate cosa vi mostro. Queste sono delle costruzioni. Dobbiamo formare le coppie amiche del numero 6. Allora, vedete 6 costruzioni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, 0 e 6 è una coppia amica del numero 6. Proviamo a formare un'altra coppia amica. 4 e 2. 4 più 2 forma 6. Andiamo a costruire un'altra coppia amica. Allora, abbiamo 3 costruzioni. Quanto manca per arrivare a 6? Qual è quel numero che assieme a 3 forma 6? 1, 2 e 3. Proviamo a lasciare solo 2 costruzioni gialle. Quanto manca a 2 per arrivare a 6? Qual è quel numero che assieme a 2 forma 6? 1, 2, 3 e 4. Bene, provate a giocare anche voi con le costruzioni, oppure se non ce le avete, usate la scatola con le mollette del bucato. Prendiamo ora il quaderno e la matita. Qui vi ho disegnato la linea dei numeri. Voi non dovete disegnarla, ma se avete bisogno vi aiutate guardandola. Pieghiamo la pagina in 2 parti e tracciamo una linea. Saltiamo sempre 3 quadretti, 1, 2, 3 dal margine, per scrivere il numero 6. Pronti per la sfida? Inizio a dettare i numeri. Vado piano, voi potete anche fermare il video se siete rimasti indietro. Allora, 5. Qual è quel numero che assieme a 5 forma 6? Mi dà 6? 1. 3. Quattro, due, zero, sei e uno. Bene. Fermate il video e completate da soli. Ora adesso vado avanti. Allora, proviamo a correggere assieme. 3. Qual è quel numero che assieme a 3 mi dà 6? Un altro 3. 4. 2, 2 e 4, 0 e 6, 6 e 0, 1 e 5. Controllate tutto quanto e facciamo 5, 1, 3,
e 2, 2, 4, 0, 6, 6 e 0, 1 e 5. Sicuramente avrete fatto tutto giusto. Adesso io mi fermo un momentino e mi preparo per le coppie del numero 5. Bene, ora troveremo le coppie amiche del numero 5. Io utilizzerò sempre le mie costruzioni. Vedete? Oh, mi posiziono bene. Allora, questi sono tre costruzioni e con queste tre costruzioni andremo a trovare, a pensare quante me ne mancano per formare il 5. Me ne mancano 2 e ecco qua. 3 più 2, 5. Lasciamo 3, 2 costruzioni blu. Qual è quel numero che aggiunto sommato a 2 mi dà 5, mi forma 5? Quanto manca al 2 per arrivare a 5? Manca 1, 2 e 3. Bene, ora prendiamo il nostro quaderno e andiamo a scriverle sul quaderno. Allora, scriviamo 5, sempre noi in alto, dividiamo la pagina in due parti. Ora inizio a dettare. 4, 2, 0, 1, 3 e 5. Vi aspetto. Proviamo a correggere. 4, qui vicino andremo a scrivere 1. 2, 3, 0, 5, 1, 4, 3, 2, 5 e 0. Controlliamo di nuovo. 4, 1, 2, 3, 0, 5, 1. 4, 3, 2, 5 e 0. Io adesso fermo il video e mi preparo per le coppie rimanenti.